Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo episodio di Undertale Genocide Run. Vediamo un po', ho ancora 12 mostri da sconfiggere, quindi mi metterei all'opera e sconfiggerei i mostri. Nello scorso episodio ho affrontato Glyde dopo essere uscito dalle rovine ed essere quindi arrivato a Nevischio. Sì, c'è questo boss segreto che se ne sta ad aspettare in una stanza chiusa. Ah, qua devo premere R più volte, accidenti. R, Z, non so perché ho detto R, mi è venuto R. Comunque, non importa, devo ancora far fuori 11 mostri dopo questo. Io allora li farei fuori e poi andrei avanti con la storia perché devo finire per appunto fare una genocide fatta con i controfiocchi. Prima uccidere tutta quanta la fauna locale e poi affrontare il boss del luogo. In questo caso è Papyrus. Ecco qua, questo è l'ultimo mostro che mi rimane per quest'area. Ed ecco fatto, a questo punto la musica dovrebbe cambiare. Ah, non cambia? Ma comunque, è fatta. Possiamo andare avanti ora. Eccola. Ora è cambiata. Quando c'è il prossimo incontro, appunto, cambia. Perché dice, ma non c'è nessuno, quindi è alquanto strano, perché non c'è nessuno? C'è qualcosa che non va. Inoltre, se andiamo qui sopra, c'è pupazzo di neve. Non so però. Ah, posso prendere altri pezzi! Quindi, effettivamente siamo davvero cattivi nella Genocide. Accipicchia! Yo yo yo. Porto la fine ai confini del mondo, ma guarda, quasi quasi in questa run lo porterei davvero fino alla fine, giusto perché nella prima per sbaglio l'ho mangiato. In effetti c'è un piccolo easter egg se poi glielo riporti una volta finita la True Pacifist, ma io mi sono sbagliato e quindi niente. Ecco, qui c'è un altro incontro invece col cane. L'altra volta abbiamo risparmiato, invece stavolta, mi dispiace cagnolino, ma ti tocca. È cagnolone, no. Che dispiacere. Wow. Solo due colpi, mamma mia. Che assassini. Ovviamente è un gioco, sia chiaro, no? Perché non si sa mai quello che si dice su internet, su YouTube, poi. Ah, rieccoci qua con un altro puzzle che non è un puzzle. Umano! Questo è l'ostacolo più difficile di tutti. Osserva, ecco a te il ponte del terrore. Al mio segnale il meccanismo si attiverà. Cannoni spareranno, lance infilzeranno, spade taglieranno. Ogni singola parte ucciderà con violenza, su e giù. Non rimarrà che una piccola chance di sopravvivere. Preparati, perché sto per azionarlo. Beh, che stai aspettando? Aspettando? Non sto aspettando mai niente! Adesso lo attivo! Beh, non mi sembra molto attivato. Bene! Probabilmente camminerebbe oltre e basta, e non sarebbe divertente. Quindi questa cosa dell'umano era una farsa? Beh, voglio dire, mi piace catturarli, così diventerò una famosa guardia reale, ma tutto questo tempo a preparare i puzzle è come preparare una festa di compleanno! Senza trappole e fiamme? Esatto, è inutile! Forse avevi ragione sull'essere pigri con i puzzle. Io ho ragioni su qualcosa, davvero? Sì, quello che sto dicendo è che è ancora torto marcio. Ha soltanto il pubblico sbagliato! Pensa a quanto si divertirebbe qui, Undyne! Fiamme, violenza! Fa proprio per lei! Quindi non sprecherò questo puzzle su di te. Devo solo apprezzare? Ah, mi sono un attimo confuso. Devo solo apprezzare gli amici che ho già. Secondo me è perché non funzionava. Un'importante lezione di vita. Beh, Sans, allora? T'a posto? A quanto pare non abbiamo bisogno di te per spassarcela un po'. Sai, stavo pensando, sembra che tu sia per combattere contro mio fratello. Ti voglio dare un consiglio da amico. Se continui di questo passo, passerai un brutto quarto d'ora.
Ok. Benvenuti a Nevischio con questa musica lugubre, non è proprio il caso. Nessuno è fuori tranne Monster Kid. Yo, tutti sono scappati e si sono nascosti da qualche parte. Cavolo, gli adulti sono così scemi a volte. Non lo sanno che dobbiamo andare a proteggerci? Beh. Forse non lo sanno. Non c'è neanche il lupo né la melmina qui sotto. Ma ci picchia. Bene, allora, direi di andare ad affrontare Papyrus e di farla finita una volta per tutte con questa farsa, no? Alt, umano! Ehi, smettila di muoverti mentre sto parlando! Io, il grande Papyrus, ho alcune cose che devo dirti. Primo, sei maledettamente inquietante. Non solo non ti piacciono i puzzle, ma il modo in cui cammini da posto a posto, il modo in cui le tue mani sono sempre sporche di polvere. Sembra che tu stia imboccando una strada pericolosa. Nonostante ciò, io, Papyrus, vedo un grande potenziale in te. Chiunque può essere una persona grandiosa se ci prova, ed io ho a malapena bisogno di provarci. Ehi, piantala di muoverti! È esattamente ciò di cui stavo parlando, umano. Penso che tu abbia bisogno di una guida. Qualcuno dovrebbe mantenerti sulla retta mia. Ma non temere, io, Papyrus, ti farò volentieri da amico e da guida. Cambierò la tua vita da così a così. Vedo che ti stai avvicinando. Mi stai offrendo un abbraccio di approvazione? Wowee! Le mie lezioni stanno già funzionando! Io, Papyrus, ti do il benvenuto a braccia aperte! Papyrus ti sta risparmiando. Oh santo cielo! Quindi, se io andassi su pietà, potrei farlo. Oh! Ok. No, con un colpo solo. Oi. Beh, di sicuro non mi aspettavo una cosa del genere. Ma comunque, io credo in te. Puoi fare di meglio. Che tu ci creda o no. Te lo giuro. Oi, oi. Ok. È andata così allora. Beh, un po' me l'aspettavo, sì. Io te la sei sbigliata anche tu per vederla, giusto? Fico, lei è la migliore, vero? Voglio essere proprio come lei quando sarò grande. Se diventerai grande. Sai com'è? Quanti ce ne sono qui? 18. È stranamente silenzioso, ok. Quindi qui devo far fuori 18 mostri. Proseguiamo. Allora, qui ora dovremmo iniziare ad incontrare Undyne. Eccola qui, va. Non si gira? Oh! Ah, era così, era? Ah, non mi ricordavo che fosse così. Il primo incontro. Mi ricordavo che saltava direttamente nell'erba. Invece è la prossima volta. Ah, va bene. Ah, sì. Yo, hai visto il modo con cui ti stava fissando? Era fichissimo! Sono così geloso! Lei se ne stava lì ad aspettare per chissà quanto e poi tu vai. Forza, andiamo a vederla fare a pezzi qualche cattivone! Attento, ragazzino. Quindi qui devo sconfiggere 18 mostri, eh? Va bene, allora. Diamoci da fare. Ora che ci penso, il personaggio
non è più sorpreso di vedere i mostri. Adesso invece fa un sorriso. Cioè, sta provando gioia nell'uccidere i mostri? La Genocide è tremenda come run, wow! Eccolo che fa il sorriso. Infatti pensavo di aver visto male quando ho incontrato il mostro prima. Dico, vabbè, insomma, ho visto male io, amen. Invece no. Davvero. Lui sta davvero provando gioia nell'uccidere i mostri. È terribile. Tutto ciò è disturbante. Perfetto. Area ripulita, posso andare avanti. So bene che potrei muovermi all'interno dell'area, a patto che io non esca. Però, non lo so, preferisco prima rimanere in un luogo vicino al salvataggio e poi magari andare avanti in una maniera, insomma, un pochino più spedita, ecco. Sì, i fiori sono tutti quanti silenziosi e penso che le scritte sui muri siano sempre le stesse. Bene, ora dovremmo incontrare di nuovo Undyne che ci insegue con le sue lance, ma noi siamo bravi nell'evitarle, vero? Aia! Non so come abbia fatto a prendermi, ma ok. L'unica maniera nella quale qui può prenderti è quando vai per in giù. Altrimenti è molto difficile che ti prenda. Dai, dai, è qua. Ecco, ora arriva. Prova a prenderci, ma non ci riesce. Vai, allunga la manina. Chi avrà preso? Il Monster Kid! Tutto contento lui. Undyne calpestalo che lo fai contento. Niente. Andiamo, va. E voglio andare via. E allora, piccoletto. Ti è piaciuto? Yo, l'hai visto? Undyne! Mi ha appena toccato! Non mi laverò più la faccia! Sì, ho avuto sfortuna. Yo, non preoccuparti. Sono sicuro che la incontreremo di nuovo. Già, qualcosa mi dice di sì. E i fiori qua non parlano. Ah, ci picchia. Ah, questa è in sirena. È il nemico nascosto. Non sapevo che potesse comparirne un altro. Però, cioè, so che c'era un altro nemico nascosto, ma non mi aspettavo qui. Ok, combattiamo allora. Ah, ok. Ma, aspetta, non è che è un'altra area questa allora? Ah, qua questo non lo faccio che non serve, tanto arriva il cane. Non è che è un'altra area? No, no, è sempre cascate questa, dai, non può essere altrimenti. Era un boss, era un mostro segreto, dai. Sì, per forza. Yo, hai preso un ombrello, forte. Ma perché tu non potevi prenderlo? Ah, eccoci fuori, va. Quello è castello. Bello. Proseguiamo. Ok. Sì, ci vediamo dall'altra parte, tranquillo. No, determinazione, quindi era semplicemente un nemico segreto. Tutto qui. Ah, è qua che rincontriamo Undyne. Oddio, sta parte. Eh sì, questa è tremenda. Dai che ce la facciamo. Oh, ci picchia. Sta andando. Wow. Ah, e invece non va niente, non va.
Non ricordo qual è la strada giusta, veramente. Forse è questa? Ah, che fregatura. Mi sono proprio fregato da solo. Ah, qua è proprio il peggio di tutti. Ok, ok, fatta. Ok. Bene. Ed eccoci qua nelle fogne. Ok. Direi di proseguire fino al dummy e poi possiamo concludere anche questo episodio. Questo secondo episodio della Run Genocide. Ai ai ai. C'è qualcosa qui di segreto? No. Qua dovrebbe esserci la barretta ora, vero? Dentro il frigorifero? Eccolo qua, va. Facciamoci anche lui e via. Sempre questa musica strana col dummy, non capisco perché. Fuggire via è tipico di te. Io sono un fantasma che vive dentro un pupazzo. Anche mio cugino vive dentro un pupazzo finché non arrivasti tu. Non solo le tue azioni l'hanno portato a lasciare la sua dimora, ma adesso anche tutti i suoi vicini se ne sono andati. Spregevole, spregevole, spregevole! Sei la persona peggiore che abbia mai incontrato. Sono più furioso che mai. I miei livelli di manichino stanno andando fuori scala. Questa sensazione. Eureka, eureka, eureka! Umano, quel momento di passione sfrenata mi ha finalmente permesso di fondermi con il mio corpo. Sono finalmente corporeo, il sogno di tutta la vita realizzato. In cambio, immagino che non ti distruggerò. Come ti pare? Immaginavo che anche lui morisse con un colpo solo. Dato che appunto ha fatto tutta quella sceneggiata. Beh, allora, direi che il video può concludersi qui. Nel prossimo andrò ovviamente avanti, affronterò Undyne, perché sì, c'è solo lo scontro con Undyne ora, e vedrò se c'è Tammy, perché Tammy, ha un'armatura buona Tammy, e prenderla early game non sarebbe male, sapendo poi quello che mi aspetta alla fine, uno scontro che ho letto essere più tremendo di tutti. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili a noi. Ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.